Samuel. Mio padre diceva che la vera misura di un uomo la danno i suoi sottoposti. Immagino che questi giudici conoscano bene il governatore. Salute, Sayidi. Mi chiedevo se posso farvi alcune domande sul governatore Muhammad ibn Tahir. Non sono pagato per dare informazioni. Vi suggerisco di non farmi perdere tempo, altrimenti... Accettereste un segno di apprezzamento da parte di un umile cittadino? D'accordo. È un inizio. Io servo la giustizia, non la ostacolo. Tenete. Bene. Che cosa sapete del governatore? È temuto, rispettato, attento alla legge e all'ordine. Non sapete altro? Voi lavorate qui. Muhammad ibn Tahir governa dalla corte. Dalla corte di polizia, non da quella d'appello. Ma qui ha delle spie. Una entra nel suo ufficio ogni giorno a mezzodì. Arrivederci. لا أتذكر رؤية شيء في المكان السابق. سيجب علي الاستمرار في البحث. Ehi, ma...
Qualcosa non va. Ma cosa? Ehi! Hey. Oh. No! E vabbè. Sei più qui, ma ti troverò. Riposa ora. Quel messaggero potrebbe condurmi all'ufficio del governatore e a tutti i segreti che nasconde. Eccoti, proprio come pensavo. Thank you.
qualcosa di strano. Sì, sai. Eccoti. Ora concentrati, Basim. Resta sul bersaglio. Wish temeva che un giorno sarei finito alla corte. La pagherai! Se sei lì! Io ti ucciderò! Non mi prendo! Che inganno è? Continua così! Non fermarti! Eseguo! Non fuggirai! Ti farò soffrire! Derwish temeva che un giorno sarei finito alla corte di polizia, ma non di mia spontanea volontà. Thank you.
Ehi! Le strade sono inferme. Gli scagnozzi di Abu Abdallah e i dannati ribelli è tutto un caos. Noi non possiamo fare altro che prevenire i tumulti. Il governatore ha un piano. Ci farà superare la tempesta. È da ora! Prendo di paura, eh? Povertà non è un crimine. Toglietemi queste catene, vi prego. Ehi, di questo! Che Allah ti protegga. Grazie. Ehi! Prendi, bestia! Ehi, ma... Finalmente, l'ufficio di Muhammad ibn Tahir. I Tahiridi hanno acconsentito a togliere protezione ad Alamut, su richiesta del governatore. Gli occulti sono stati traditi. Ai tuoi capi che ho fatto delle copie. Straccia la pagina, uccidimi, ma quell'accordo rimane. I miei capi? La setta mascherata, l'ordine di... Ma non importa. Non sei al loro servizio? Non siete voi al loro servizio. Io servo il califfato. Io servo Allah. E lo faccio a volto scoperto. Ora, se vuoi scusarmi... Perché avete dato ordine a Wasif al-Turki? Un membro dell'ordine... Quell'animale avrebbe fatto scoppiare 1000 ribellioni.
Per fortuna qualcuno mi ha risparmiato la fatica di ucciderlo. Un occulto, pare. È te che devo ringraziare? Ho letto le vostre lettere. Avete costretto i vostri cugini a rendere Alamut vulnerabile. Ci avete venduti al nemico! E ho portato la pace a Baghdad. Voi ne avete già avuto la conferma. La promessa di lealtà di Abu Abdallah. Qual è il suo ruolo in tutto questo? La sua ambizione avrebbe distrutto il califfato. Io ho offerto Alamut all'ordine e in cambio noi non riceveremo più minacce. Quindi per catturare una volpe liberate un lupo. L'ordine sarà la rovina di Baghdad, governatore. La storia vi giudicherà. La storia può anche condannarmi, ma me ne andrò sapendo che i compromessi richiedono coraggio. Richiedono codardia! Quanti anni hai? 20? Avevo la tua età quando sono giunto in città. Ero la virtù fatta persona. Che vi è successo? Sono cresciuto. Se vuoi salvare Alamut, punta quella lama contro i tuoi nemici. Datemi il nome della persona con cui vi siete accordato. Potrei, ma se tu fallissi, io morirei. E non ci tengo. Ora sarei molto occupato, senza rancore. Guardie! E così alla fine fuggirò dalla corte di polizia. Presto, dal governatore! Ordine o no, il governatore Muhammad non è amico degli occulti. Meglio tornare a casa. Sfuggirà!
posizione. Romeo! Mi ha incendiato lo stivale da 30 passi. Sai, non è stato Sasha a guidare la carica contro di me. È stato...